Domenica, piove, freddo. Vabbè, non è freddissimo, ma freddino. Vado a TJ Maxx perché non ho più candele. Me le compro una alla volta. Faccio un diretto, svagare la mente. Ok. Abbiamo avuto talmente tanta pioggia, che è una cosa buona, però troppo. Un inverno molto lungo. Sono stanca, anche se mi piace il freddo, Sono stanca. Ecco dentro all'entrata hanno tutte queste cose che, queste cose sfiziose, queste piccole borse, troppo dolci. Ci piace guardare, questo è adorabile. Veramente molto cute, prezzi ragionevoli, però se aspetti queste cose le scontano anche di più. Ora sono appena uscite, quindi quando non so, questa era 24,99 col manico di legno, molto cute, ci piace anche questa, molto vintage inspired, ci piace, non costa nulla guardare. Avevano tante cose per la primavera. Tutto molto cute. Poi si stanno preparando anche il giorno delle mamme, no? Il giorno della mamma. Quindi poi mi piace guardare. Ah, avevano tanti bijou, tantissimo. E guardo le borse. Molto colore, molto primavera. Questo è cute. C'era questa carina di Kate Spade. Aria valigie, poi qui c'è, creano sempre qualche aria stagionale, no? Che questa è, alla fine di maggio c'è una festività nazionale, e questo è carino, di Vimini, molto carino, per mettere in un bagno, cute. Poi qui, dato che c'è una festa nazionale alla fine di maggio, hanno fatto creato questa aria. Io adoro queste bambole. Troppo cute. Sono Martha Stewart. Sono a metà prezzo queste. Se ti piace quella look country, perfetto. A me vi piacciono, però non le avrei in casa. Il teddy bear, troppo cute. Sentite la pioggia. Altre borse, molto Dior inspired. Questa è molto carina per quel tocco di colore. Poi c'era quella mignon di Michael Kors che vedete fra un po', molto cute. Volevano, cioè, più di $100 questa qui. No, questa è quella molto interior inspired, no? Il look per tanto meno. C'era questa di cuoio, era marrone, non so perché se riprende verde, però è marrone, molto bella, pensate quant'era, $80 questa è.
Eccola, è molto piccolina, questa era 107 di Michael Kors, è cute, un po' troppo allogata, però è cute, piccolissima, è piccolissima. Proprio è miniatura questa, però è cute. Ai capelli. Tutto questo, dopo che un po' le cose che non vendono, mettono il bollino rosso, no? E poi devi aspettare quello, no? Il bollino rosso quando vengono scontate, anche se non so chi le comprerebbe queste cose di Disney. Però devi guardare, tutti i bollini rossi sono presi stracciati. Quelle collane che sono Van Cleef & Arpels Inspired vanno molto ora perché l'originale tutte le stanno indossando. Questi orecchini mi piacciono, li ho già visti altre volte, però non hanno abbassato il prezzo, eh? Non hanno abbassato il prezzo, vogliono 14,99, anche se a me piace la placatura di bianca, non argentata, non dorata. Però non hanno abbassato questi disgraziati. Questo vestito mi piace un sacco, è molto vintage inspired, le stampe. Mi piace, è fatto bene con la fodera. Non so quanto voleva, ha messo $34. Molto cute. E questa camicia, sai? Questa qui, sai, è tutto ora Pizzo San Gallo, pizzetto. Questa era veramente fatta bene, mi piace proprio. Qui, bella. Sì, era meno di 20, quanto era $20. Carina. Adoro questo negozio. Qui c'è da spendere soldi, però io sono entrata qui mi sono comprato un prodottino per i capelli di Briogeo, Briogeo penso si pronuncia. Uno spruzzo per i capelli. Io ho finito tutto. E poi vengo a prendere le candele e me ne vado via. No, no, però mi piace guardare. Queste tazzine molto primavera, molto primavera. Molto primavera, sono troppo cute queste. Hashtag troppo cute. Qua stavo guardando i contenitori che ho bisogno di nuovi contenitori, però voglio aspettare a prendere quelli di Pyrex che sono di vetro, no? Con il tappo di legno. Quindi voglio aspettare a prendermeli perché non voglio comprare più, non voglio comprare plastica. Poi qua c'è un'area cibo. Hanno un po' di tutto in questo negozio, eh? Biscotti, macarons. Avevano questi qui. Hanno tanti prodotti da un po' da la Francia, l'Italia, tanti paesi. E a prezzi veramente buoni, perché se vai in questi negozi che vendono queste cose te la fanno pagare un bel po'. Qui hanno biscotti, tutte queste cose prelibate. Avevano della pasta. Perché se vai in questi negozietti che vendono tutte queste cose, te le fanno pagare il triplo. Quindi, cos'è qui? Che c'è? Oh, sempre quell'aria cibo. Hanno una buona aria, anche se piccola, l'aria casa è molto, molto buona. Trovi tutto, trovi di tutto. Lenzuola, coperte. Ho bisogno di contenitori, però aspetto a prendere quelli che voglio perché ne ho già due di vetro, ne può prenderne altri. E qua sono nell'area candele. Il mio brand preferito è DW Home, questo qui. E avevano il Nectar, Honey Nectar, che è la mia. Questa costa quasi il triplo sul sito, no, leggermente più del doppio. Quindi ho preso questo spruzzo per i capelli che non ha sale, per le onde che non ha sale, e sono prodotti per la maggior, penso che 98% naturale,
e non ha Solface, non ha siliconi. Preso una bottiglia piccolina, mi durerà un bel po', era $3,99. Il Pulse costa 25, che non... Quindi ho preso il Wild Honey Nectar, che è la mia preferita. Quando non la trovo, a volte la prendo sul sito perché mi piace troppo. Poi ho preso per mio figlio, ho preso quell'altra. E poi volevo una per il salone. Ho preso tutte di DW Home. Ho preso l'altra. Mi dimentico il nome, ora si vede. È un po' gourmand. Sa proprio di casa. È autunnale. E a me quel profumo mi piace. Eccola qui. Penso si chiama Sugar Cone, se non sbaglio. Poi c'era quest'altra qui. Quindi ecco il mio acquisto. Preso queste tre candele e il prodotto per i capelli e basta. Finisce lì. Hanno tante fragranze. DW Home è un po' un brand eccezionale sul profumo. Ho preso mio figlio Sandalwood Myrrh. Avevano tanti. I prezzi sono veramente buoni, però. Poi c'era un. Avevano tre aree di cuscini primaverili e estivi, no? Questo è solo uno delle aree. Solo a pensare che deve arrivare l'estate, guarda, non ci voglio pensare. Giugno, luglio, agosto.